Presso la sede Conor Golf Club di Sirolo si è tenuta la cerimonia conclusiva del primo contest de AV, l'incubatore e acceleratore marchigiano per imprese e start-up. 10 finalisti, 3 vincitori che si sono divisi il montepremio di 100.000 euro, somma che servirà a finanziare i rispettivi progetti innovativi. I vincitori potranno così dare il via al loro start-up e concretizzare il loro sogno usufruendo dei programmi e dei servizi offerti dall'incubatore. Il quarto premio, decretato dal pubblico consistente in voucher per i servizi di consulenza, è andato a Caterina Pirani. Emanuele Zannini è uno dei 3 vincitori di The AV col progetto Chinomarche. Sentiamo di che cosa si tratta. Il progetto di impresa che abbiamo presentato si chiama Chinoa Marche e ha come obiettivo quello di introdurre nel contesto marchigiano la coltivazione della quinoa, che è appunto un grano andino, e la sua successiva trasformazione in alimenti funzionali nutrizionalmente evoluti. L'idea è appunto nata da anni di attività di ricerca condotta presso il centro di ricerca per l'alimentazione a Cork e ad oggi abbiamo già prototipizzato 2 prodotti, un latte a base di quinoa e uno yogurt e un gelato appunto realizzati interamente a partire da latte di quinoa. L'utilizzo di questi prodotti è polifunzionale, ossia andrà in qualche modo ad interessare una moltitudine di segmenti di mercato, tra i primis il mercato del senza glutine, il mercato dei prodotti lactose free, il mercato dei vegetariani, dei vegani e il mercato dei health function foods. Zannini, ecco, un progetto innovativo, un premio meritato, un sogno che si concretizza. Lo stimolo iniziale è stato molto positivo, il fatto di essere tra i premiati, questo ci rende insomma orgogliosi e ci stimola sempre di più a sviluppare questo progetto in tutte le sue particolarità. E mi auguro che con l'acceleratore The Hive si possa sviluppare un'ottima collaborazione, un'ottima sinergia che possa portare sicuramente a un'evoluzione di questa idea che per ora è a livello embrionale. Gli altri 2 vincitori sono Andrea Cresci con Symbio Food e Andrea Andreucci con il progetto Visioner. Sara Giannini, assessore regionale all'industria e all'artigianato, The AV è una iniziativa importante e una nuova cultura imprenditoriale? Sì, è un'iniziativa tra l'altro che abbiamo presentato anche in Regione, è un'iniziativa interessante, molto interessante, perché colloca nelle Marche un luogo nel quale è possibile far incontrare l'impresa, e nuovi imprenditori, imprenditori innovativi e anche i finanziamenti necessari per poter realizzare le proprie idee. Mi sembra che questo sia un modo anche abbastanza incentivante per far sì che buone idee che non avrebbero nessuna possibilità magari di essere realizzate o non potrebbero facilmente trovare strade di finanziamento vengono invece considerate non solo rilevanti ma poi anche esaminate da finanziatori esterni che possono su queste idee continuare ad investire per renderle da start-up aziende a tutti gli effetti. La regione è sempre vicina ai giovani imprenditori? Beh, noi nonostante la carenza assoluta di risorse stiamo facendo molte iniziative per sostenere le azioni imprenditoriali, la nuova imprenditorialità. Abbiamo avviato il ricambio generazionale, una misura nella quale finanziamo le imprese che vogliono modificare la loro proprietà, modificare i loro dirigenti e far attraversare all'impresa un momento delicato con il sostegno pubblico e anche con la garanzia della presenza di consulenti e università. Abbiamo finanziato iniziative che riguardano appunto start-up, prestito d'onore e la possibilità per i giovani ricercatori di essere immessi nelle aziende attraverso borse di studio e sostegni e quindi stiamo cercando di rendere più favorevole la contaminazione tra chi fa l'impresa, chi fa la ricerca, chi fa la consulenza e il territorio e la produzione. Flavio Corradini, magnifico rettore dell'Università di Camerino, The Hive, un'iniziativa per nuovi imprenditori per inserirsi nel mondo del lavoro, risorse queste che escono anche dall'università. Ecco sì, è una bellissima iniziativa di valorizzazione dei nostri giovani, di valorizzazione della loro creatività, modo di fare. Noi insieme
agli altri partner, svolgiamo un ruolo di identificazione del capitale umano che vuole intraprendere questo tipo di carriera, una carriera estremamente affascinante, quella dell'imprenditoria, e vogliamo quindi valorizzare le loro conoscenze e competenze e vogliamo affiancarli a chi imprenditoria la fa da tanti tanti anni. Ecco perché in questi incontri vediamo i giovani che arrivano con le loro idee, li affianchiamo a chi fa imprenditoria e quindi si sente con le spalle importanti per condividere un percorso che noi crediamo essere un percorso molto importante di crescita per i giovani, per le imprese già consolidate e per i nostri sistemi produttivi. Altro soggetto vicino al mondo degli imprenditori, Confindustria Ancona. Sentiamo il presidente Claudio Schiavoni anche su questa iniziativa. La Confindustria è da sempre vicino agli imprenditori, anche perché è, essendo la casa degli imprenditori, è quel posto dove raggruppa tutto il mondo imprenditoriale della provincia. Sono iniziative lodevoli, come sono lodevoli tutte le iniziative che vengono portate avanti dagli incubatori che in questo momento stanno nascendo e crescendo. Questa in particolare mi piace molto perché premia quegli imprenditori che hanno delle idee, dandogli del denaro proprio per poter riuscire a far partire l'azienda. Ecco, bisogna aiutare gli imprenditori per uscire da questa crisi? Bella domanda, sì, bisogna aiutare gli imprenditori e bisogna che gli imprenditori si aiutino anche un po' da soli. Non diamo solamente la colpa agli altri, ma ogni tanto facciamo anche un po' di introspezione.